Bene, bene, ci siamo anche questa sera, 18 trascorse da pochi minuti in diretta su Ciaocomo Radio e Ciaocomo.it con lo streaming anche, quindi ci potete vedere, ci potete seguire in questo momento proprio in presa diretta e allora, come vi avevamo già anticipato anche nella trasmissione di ieri e anche abbiamo fatto molti annunci sul nostro sito internet. In questo appuntamento del martedì, in modo particolare, noi vogliamo andare a presentare anche varie realtà dello sport comasco, a volte un po' trascurate, dimenticate, usiamo questo termine, quello che volete, insomma, e quindi per farvele conoscere, per portarvele direttamente anche a casa, sul vostro PC, sul vostro smartphone, dove vi trovate in questo momento. Questa sera ci sono anche due belle ragazze che ci fanno compagnia e ovviamente non può che far piacere al pubblico maschile. Chiaramente un saluto e questa sera alle protagoniste del Basket Como che sono venuti a trovarci. Adesso vi facciamo spiegare tutto la storia e che cosa fanno loro. Innanzitutto iniziamo da Mara Invernizzi, ex giocatrice della Comense e ex giocatrice anche del Basket Como. Ora la ritroviamo direttore sportivo. Ciao Mara Ciao e a ben tutti, ben ritrovata ovviamente. ritrovati voi e grazie per l'invito. Un invito che accogliamo con gran piacere, che abbiamo fatto con piacere perché appunto ci piace. Oggi partiamo da voi. La settimana scorsa abbiamo presentato l'Hockey Como, oggi ci siete voi. E poi nelle prossime settimane, sempre il martedì, andremo a presentare anche altre realtà dello sport. C'è con te una delle tue ragazze, le tue Sì, giocatrici? la colonna portante del Basket Como, perché oltre al ruolo suo che è proprio quello di pivot, è veramente una dura, una tosta. Francesca Forgione. Ciao a tutti, Francesca, buonasera. benvenuta anche te qui a Ciao Como. Francesca, grazie di essere venuta con la felpa ufficiale del Basket Como 1956. Quindi, beh, una storia. Esatto, brava Mara, una storia importante. Allora, partiamo proprio allora da questa società che a volte, come ho detto prima, magari anche colpevolmente da parte degli organi di informazione, mi ci metto pure io, non è che voglio tirarmi fuori o fare il brillante oggi perché siete qua, però a volte dimentichiamo colpevolmente anche queste realtà, che pure però ci sono, esistono e fanno molto, mi stavi dicendo Mara, giusto? Assolutamente sì, infatti io mi ricollego al discorso che hai fatto tu, dove è un peccato perché la città di Como in realtà dal punto di vista sportivo ha veramente tante realtà da valorizzare. Forse è una delle poche città dove, che propone diverse attività sportive, dall'hockey, canottaggio, nuoto, pallavolo, basket. Oggi concentriamoci in particolare su di noi, Se il vuoi, calcio chiaramente, sì, certo. perché No, no, se ma abbiamo no... parlato ieri sera, è venuto qua Ecco. alle noci a trovarci, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare per il calcio. Ma oggi parliamo di Esattamente. basket femminile da sempre ha una tradizione importante a Como. Certo. Beh, tu. Entrambe, perché anche Francesca arriva dal settore, diciamo, della Pulcomessa, ha fatto Esattamente. tutto l'iter giovanili, poi è stata nella prima squadra, quindi entrambe come origini chiaramente sono quelle della Pulcomessa. Tuttavia c'è questa società che dal 1956, Basket Como, che ha sempre militato, diciamo, un po' all'ombra della Pulcomessa. Giustamente, perché comunque diciamo, quello che è riuscita a fare la Pulcomense, poche società al mondo sono Eh riuscite a no, in fare. effetti c'è stato un periodo dove Gli veramente anni d'oro era era veramente veramente una squadra, era uno l'armata squadrone. Lo di ricordiamo Como. con piacere, ovviamente, perché poi purtroppo poi è finita male, però effettivamente la Comense l'hanno conosciuta a livello sportivo, praticamente hai detto tu bene, in tutto il mondo. Certo, sì, a livello mondiale, infatti sono stati anche campioni del mondo e oggi noi, almeno io parlo a nome mio, ma credo anche di Francesca, poter comunque portare ancora un po' di basket in una città come quella di Como, che per anni ha vissuto mangiando pane e basket, è comunque ancora un motivo di orgoglio, perché comunque la pallacanestro per noi è il più bello sport. Anche se tutti sportano la loro bellezza, e quindi riuscirlo a far continuare a vivere in questa città attraverso invece una società un po' più piccola, ma che negli ultimi anni è riuscita a prendere un po' il posto di quella che è stata la Pulcomense. È proprio così, Mara, effettivamente. E tra l'altro le ragazze sono tutte comasche? Allora, sono, O giù di lì? no, diciamo che c'è, diciamo, il nocciolo comasco comunque Dell'Interland, ecco, sì, dell'Interland beh, certo, comasco. infatti.
Però la cosa bella è che molte ragazze arrivano e poi si affezionano, perché è una società comunque organizzata a livello familiare. Infatti abbiamo il presidente che è Luciano Mastrapasqua, che da diversi anni ora è sempre stato lui il presidente. Quest'anno è arrivata anche la figlia Stefania Mastrapasqua nel ruolo di vicepresidente. Hanno comunque chiesto a me di rimanere dopo che appunto ho terminato la carriera di giocatrice in qualità di direttore sportivo, e anche nei confronti delle giocatrici c'è l'intenzione sempre di provare a mantenere l'ossatura, dare una continuità, insomma, quella che è la quello, questo che dici è molto bello, perché effettivamente poi questa impronta, diciamo così, familiare non è che la si riscontra in molte società, alcune poi quelle professionistiche, tu lo sai bene, lo sapete, insomma, è difficile avere questo rapporto, questo feeling è molto particolare. No, sentiamo anche Francesca, perché ovviamente tu poi ti conosco, sei una che insomma col microfono ci sai fare, sicuramente lo hai dimostrato. Francesca, senza emozionarti, ok, brava, come se fossi in campo. Fai come se che ti raggiunto il meglio di no. Fai come se fossi in campo. È già iniziato il vostro campionato? Sì, è già iniziato, siamo alla quarta partita contro Lodi sabato. Ecco, voi giocate sempre di sabato sera, no? Quando giocate in casa? In casa è sabato sera alle 21, quindi faccio già un appello, mi raccomando, comaschi, veniteci a vedere assolutamente. E no, come diceva Mara, è una società comunque molto familiare, dove comunque ci si trova bene e le persone che la dirigono comunque sono sempre disposte ad aiutarci. La squadra comunque è composta sia da un po' le più anziane, diciamo, e anche le giovani, ma siamo proprio un bel nucleo, un bel gruppo, e quindi si gioca molto volentieri a basket tutti insieme, proprio perché è comunque un divertimento. Ecco, la cosa importante è questa qua, esattamente come hai detto tu, poi alla fine è sostanzialmente divertimento. Comunque diciamo anche una cosa, serie, perché è molto importante. Serie B. Serie B, ecco, siete in Serie B, quindi non è che, voglio dire, siamo proprio a livello inferiore. Tutto sommato, la Serie B è un campionato più che dignitoso, un buon campionato. Formazioni della Lombardia, più o meno, sì. Lombarde, sono tutte lombarde. Sì, della Lombardia. Del territorio, insomma. Sì, sì. È regionale, diciamo. È nazionale, esatto. Ma suddiviso. Sì. Esattamente. Circoli, ecco, giocate il sabato sera, e dove giocate, Francesca? In via Giulini, alla palestra Ronchetti. Sempre alle 9 il sabato, quindi mi raccomando, io ripeto sempre questa cosa, perché per noi giocatrici è molto importante avere un buon pubblico e il tifo, perché comunque è il sesto uomo in campo con noi, il pubblico, e quindi è fondamentale. No, beh, ma questo è molto importante, ma è importante anche per altri che giocano il sabato, il volley femminile per esempio, il volley maschile in qualche occasione, perché la pallanuoto ovviamente maschile, perché effettivamente anche tutti loro hanno un po' questo problema, il sabato sai, magari gli impegni, vari impegni, e soprattutto il sabato sera alle 21 non è una cosa semplicissima. Noi comunque vi abbiamo ospitato oggi anche per far conoscere, appunto, ripeto, la vostra società. Metteremo ovviamente il video completo anche sul sito, che resterà per i prossimi giorni, quindi speriamo che i tifosi possano comunque cogliere l'occasione per venire a sostenervi. Con quali obiettivi siete partiti? Vi siete posti un obiettivo, Francesca, o il vostro direttore sportivo? Aspetta, no? Che ascolto bene, se no, coincidono. Allora, vediamo, sentiamo la giocatrice prima. Beh, l'obiettivo è sicuramente quello di arrivare ai playoff. Mio obiettivo della squadra, e sicuramente anche del nostro dirigente, perché conoscendolo comunque quelli sono i valori e gli obiettivi che ci poniamo. Se ci arriviamo, molto bene, comunque penso di sì, perché siamo una buona squadra e ce la possiamo fare. In campo scendiamo, e scendiamo per vincere oltre che per divertirci. Quindi divertimento assolutamente sì. Gruppo molto bello, molto solido, questo del basket, come mi pare di capire, e ovviamente si parte con la speranza di andare a centrare il playoff. Dopodiché quello che verrà, parlare di altro mi sembra decisamente... Anzi, io farei ci aggiungere se si può, esatto. Un assolutamente sì, prematuro. Come ti trovi tu invece, Mara, nel nuovo ruolo di direttore sportivo? Fa un certo effetto, ripeto, perché ti abbiamo sempre visto in campo, e giustamente fino all'anno scorso hai giocato e hai dato la tua esperienza importante anche a queste ragazze. E come ti trovi in questo ruolo? Guarda, effettivamente a volte quando passo troppo vicino a loro, l'istinto è quello di fare un salto dentro al campo e di
ricominciare a divertirmi, a condividere. Se fai ad allenarti, non penso che ti cacciano via. No, anzi, no. Purtroppo ecco, è stata una scelta anche un po' obbligata per motivi fisici, perché comunque il mio ginocchio stava subendo un po' troppi colpi, quindi è stato giusto così. Mi piace molto questo ruolo, perché comunque mi permette di stare vicino alla squadra e di continuare in un ambito, quello dello sport, in particolare il mio sport, che è da quando 6 anni che pratico, per provare comunque a fare del mio meglio. Prima magari l'ho fatto ho provato a farlo correndo dietro la palla su un campo da basket, oggi magari provo da altri punti di partenza, ma l'obiettivo è sempre quello, provare a far bene e a creare un ambiente bello, sano, positivo, dove la gente viene, rimane e chi ci frequenta respira un'aria positiva. Allora, io vi ricordo che state seguendo lo Sport Magazine in diretta, è un nuovo format, quello che abbiamo lanciato da ormai 2 settimane qua a Ciao Como, diretta radio, in questo momento diretta video con lo streaming, state vedendo le due nostre ospiti, Mara Invernizzi e Francesca Forgione, che sono qui, una direttore sportivo, l'altra giocatrice pivot del Basket Como. Oggi focus proprio sul Basket Como, Serie B, lo abbiamo detto in precedenza, con loro abbiamo cercato quindi di dare così un'infarinatura generale di quella che è la vostra società. Io so, Mara, che però a te piace anche ricordare altre cose, e so anche che da tanto tempo, perché lo so, l'ho visto, sei anche impegnata nel sociale, per così dire, cioè sei una che, è vero, hai dato tanto allo sport, però non ti sei mai dimenticata anche di persone meno fortunate di te, giusto? È proprio il caso di dirlo, no, Mara? Ma guarda, bellissima questa cosa. Sì. È un aspetto che per strane coincidenze ho iniziato a portare avanti un po' di anni fa anche con la Pucomense, perché avevamo aperto la sezione per i bambini con disabilità mentali. Esatto. E oggi ho ancora avuto la fortuna e comunque la collaborazione e la compartecipazione di tutta la società, anche delle ragazze, di poter portare avanti questo progetto. Basket Como è stato da sempre molto sensibile a questo aspetto del sociale. E ti racconto di questa ultima nostra esperienza, che poi sarà un po' la partenza per un nuovo inizio, perché proprio sabato abbiamo avuto l'onore e la possibilità di organizzare un Open Day al Pala San Pietro, quindi al palazzetto storico di Casnate. Esatto. Un Open Day dedicato proprio ai ragazzi con disabilità mentali, dove hanno potuto conoscere nuovi sport, tra cui in particolare la pallacanestro, ma c'è stata anche una collaborazione con altre società, la Canottieri Ilario, mi piace comunque portarla sempre, perché è sempre presente in queste iniziative, la sezione atletica della nostra società. Sono venute ospite 2 società di karate e di judo che vengono da fuori, e quindi insomma è stato bello poter far praticare diversi sport, diverse attività a questi ragazzi. Questo è molto bello, io mi sono permesso ovviamente di volerlo ricordare, perché so che ti fa piacere ovviamente, ma è anche una cosa bella che dà uno spaccato di grande sensibilità umana di queste ragazze che sono qui oggi, che sono venute a trovarci. Di Mara ovviamente, e anche credo assolutamente di Francesca, perché come hai detto tu, in questa operazione hai coinvolto un po' tutta la squadra, tutte le giocatrici. Sì, diciamo che poi è abbastanza contagioso questo, queste scelte sono contagiose, perché io credo che anche Francesca lo possa dire, sabato c'era la presenza della nostra squadra molto consistente e le ragazze sembravano più divertite, più felici loro, perché veramente sono dei momenti che ti lasciano, che danno comunque tanto, quindi c'è un bello scambio. È molto bella questa cosa qui. Francesca, cosa ne pensi? No, è stata veramente una mattinata stupenda, ma proprio perché comunque il nostro contributo che noi possiamo dare a questi ragazzi non è pari a quello che loro ci danno a noi. Esatto, questo è molto bello quello che hai detto. Effettivamente è una bella riflessione di una ragazza fortunata, senza dubbio, che ha la possibilità, la fortuna, tra virgolette, di fare sport, di correre, di giocare. Questi ragazzi non ce l'hanno, questa possibilità, e come hai detto tu però riescono comunque a dare molto, e penso che è molto importante anche cercare di coinvolgerli, no, nel mondo dello sport, nel basket, in altre discipline, come avete detto voi, no, ovviamente, perché non c'è solo il basket, e quindi ecco, questo è molto molto bello. Tra l'altro, Mara, voi nella vostra
società avete anche, se non sbaglio, proprio questa una sezione dedicata a questi ragazzi, giusto? Sì, abbiamo proprio la sezione, diciamo, dedicata a questo gruppo che portiamo avanti già da un po' di anni, e in particolare nel mese di novembre abbiamo lanciato questa iniziativa, perché tutti i sabati mattina del mese di novembre, eccezione del prossimo che sarà, sì, il primo scritta, novembre ovviamente, lo dico, no? Perché sennò tutti i sabato saranno lì. Daremo la possibilità di provare a giocare a basket dalle 10 alle 12 del sabato mattina, di tutti i sabati mattina, a tutti i ragazzi che hanno voglia di provare questo sport. Saremo presenti noi e insieme chi vorrà poi potrà continuarlo per il resto del... Mara, ricorda dove, perché è molto importante, ovviamente. Quindi sempre al Pala San Pietro di Casdante, che rimarrà la nostra, diciamo, il luogo dove verrà proprio... fatta questa attività. Molto bello, quindi tutti i sabati mattina del mese di novembre, quindi a disposizione la società, il basket Como, le ragazze, il direttore sportivo, appunto per i ragazzi che vogliono avvicinarsi al mondo del basket. Molto bello questo sicuramente. Mi sono dimenticato, ma recupero subito, parliamo anche un po' com'è strutturato il vostro settore giovanile. Mi dicevi che avete una collaborazione con una società, quindi avete anche comunque delle ragazze giovani che vengono a iniziare da voi, giusto? Perché io voglio dirlo, lo ricordo sempre anche con la Como Nuoto, l'abbiamo fatto con il nuoto sincronizzato, con il nuoto pure. Io credo, spero che magari questa trasmissione possa coinvolgere anche qualcuno che sente, qualcuno che dice: vai, perché no, posso portare mia figlia a provare a giocare a basket, basket femminile questo in questo caso, giusto? Sì, nel caso appunto di quelli che saranno i settori giovanili, quindi quello che è un percorso regolare, sicuramente noi, diciamo, ci occupiamo di quello che è il settore femminile. A livello giovanile noi abbiamo una squadra che partecipa a un campionato under 19 ed è gemellata, diciamo, con la società di Costa Masnaga, e poi la nostra ambizione è quella di ampliarci sempre di più, quindi a breve cominceremo a sviluppare anche quello che è il discorso mini basket, e poi si spera anche altri gruppi del settore giovanile. Quindi l'intenzione è proprio anche quello di espanderci, ampliare anche a quelli più piccoli sostanzialmente, sì. Proprio coloro che iniziano, diciamo, le prime volte con il basket. Beh, molto bello. Tutto questo, ovviamente, se uno volesse avvicinarsi, deve venire da voi, giusto, al sì. Basket. Ecco, se io do un consiglio. Credo che sia molto bello per un bambino che magari non conosce, una bambina che non conosce questo sport, magari cominciare venendo a vedere una partita nostra della Serie B, quindi sabato sera, magari con i genitori, in modo da vedere la palestra, le persone che la frequentano. E magari cominciare durante l'intervallo a prendere un pallone, provare a muoverlo, a palleggiare, e poi magari anche di avere più informazioni riguardo a quelle che sono poi le possibilità che noi offriamo. Bene, noi l'abbiamo detto, quindi ovviamente, ripeto, lo scopo appunto è quello di far conoscere le varie realtà comasche, il Basket Como è una di queste, ci fa piacere quindi poter dire che cosa fa il Basket Como, lo avete sentito, e chiaramente l'obiettivo, come ha detto Mara Invernizzi, è quello anche di ampliare ancora di più, quindi magari appunto iniziare anche proprio dal mini basket, da coloro che iniziano proprio a muovere i primi passi anche cestistiscamente su un parquet, che no, è una cosa bella vederli poi comunque quando fanno le prime, perché sono veramente emozionanti, sono poi quelli che danno le emozioni più grosse sicuramente. Quasi al termine, 18 e 24, quasi 25, però ovviamente prima di lasciarvi andare, ragazzi, allora, tu Francesca ci ha detto che ovviamente vuoi un po' di tifosi, vuoi qualcuno che venga a sostenervi. La prossima partita che fate in casa, quando è? Sabato l'8. Sabato 8. Quindi sabato 8. E sarà anche una partita importante, perché contro la Pallacanestro Brescia. Sarà una partita di alto livello. Bella. E quindi chiediamo, giusto, assolutamente grande tifo, perché comunque ne abbiamo bisogno, una partita comunque molto tirata, diciamo, molto sentita, e quindi mi raccomando, venite a vederci. Allora, sabato 8 alle 21 il Basket Como gioca in casa, quindi ve lo ricordiamo, certo, con un po' di anticipo, ma poi ripeto, questa trasmissione resterà online sul nostro sito, su ciocom.it, quindi io spero che altri tifosi possano andare a vederla, quindi a ricordare questo appuntamento, sabato 8. Poi ovviamente con anche il vostro addetto stampa cercheremo di seguirvi anche nelle vostre partite, quindi
la domenica mattina ovviamente sul nostro sito ci sarà anche come è andata la sera precedente, cerchiamo, quindi speriamo di portarvi fortuna. Per chiudere, ragazze, sia a te Francesca che a te Mara, magari a qualche ragazzo giovane o qualche ragazza giovane che ci stanno vedendo, ci stanno ascoltando, che cosa vi sentite di dire dall'alto della vostra esperienza? Perché è una e l'altra di esperienza ne avete parecchia. Più io, per ragioni anagrafiche. Per ragioni, sì, non volevo dirtelo, no, però è così. Che cosa vi sentite di dire comunque? Guarda, io dico un appello, ma cosa mi senti dire? Io mi sento di dire una cosa, proprio perché sono in un momento particolare. Al termine, ho appena girato, diciamo, la boa, ho interrotto la mia attività agonistica sportiva, eppure lo sport mi è rimasto ancora come presenza fondamentale nella mia vita, e sento, più il tempo passa, più mi rendo conto di quanto è importante. Quindi, a prescindere che sia basket, ma se è basket ancora meglio, io credo che dovremo tutti iniziare a chiederci quanto ci può dare lo sport, e quindi iniziare a praticarlo, qualsiasi esso sia. Mara, è chiaro che lo sport a volte ti dà tanto, ti porta successo, fama, gloria, conoscenza, eccetera, eccetera, però ti chiede anche molto, quindi, perché è molto importante far capire che voi sì, siete riusciti a ottenere dei risultati significativi, però anche i sacrifici ve li avete fatti. Sì. E come si riesce poi a abbinare anche la scuola? Perché è una cosa molto importante, lo studio. Tu studi? Io sì, adesso sono all'ultimo anno dell'università, però quando comunque facevo il settore giovanile gli impegni e le ore in palestra erano tantissime. Lì bisogna avere la costanza di dire, ok, questo è il mio obiettivo, l'obiettivo è giocare, divertirmi, e quindi è chiaro che però quando il sabato sera le tue compagne dicono noi andiamo al pub, noi andiamo in discoteca, noi andiamo qui, devi dir di no. Ma noi andiamo comunque dopo che è finita la partita. Sì, però quando sei giovane comunque sono quelle scelte che prendi, e io tornassi indietro rifarei le stesse cose, andrei 500 volte in palestra piuttosto che andare al pub. Va bene, perfetto. No, speriamo che magari con qualcuno possa cogliere queste parole e capire che effettivamente, no, come dice Mara, giustamente si possono fare tutte e due. Assolutamente. Giusto. Anzi, è anche più bello, perché dopo una bella sudata insieme magari alle compagne di squadra, penso che si goda ancora di più la birra o piuttosto che la serata in compagnia. Le porti in discoteca? Se non voglio incentivare le porti in discoteca o no? Discoteca vanno da sole. Vanno da sole, va bene, ok, perfetto. Va bene, ragazze, credo che nella prima nostra puntata abbiamo detto parecchie cose. Allora ricordiamo, sabato 8 novembre alle 21 il basket a Como in casa contro la Pallacanestro Brescia, alle ore 21 alla palestra di Via Giulini, quindi da seguire le ragazze. Vi richiederemo di tornare tra poco, tra qualche settimana, così vedremo di aggiornare un po' la situazione. Parleremo ancora del basket Como, realtà importante che esiste in città, lo ricordiamo, dal 1956. La felpa. Bene, grazie a Mara Invernizzi e a Francesca Forgione per essere venute qua con noi. Grazie ragazzi. Grazie a voi. Grazie. Noi ci fermiamo qui con l'appuntamento di oggi dedicato allo sport. Buona continuazione con i nostri programmi. Domani ancora sport, e si parla di volley maschile e femminile.